Rispetto alle altre regioni d'Italia siamo assolutamente sotto la media. Basta soltanto pensare che la Sicilia è tra le ultime regioni per investimento proprio sul welfare che riguarda le famiglie, su quel welfare che a noi poi piace chiamare welfare dedicato alle famiglie popolari. La cosa che più abbiamo attenzionato nell'elaborare e poi nel presentare anche questo dossier sulla famiglia che c'è, quindi sulla vulnerabilità, ed è una delle tante tappe che percorreremo in giro per l'Italia. Qui in Sicilia quello che viene fuori è la criticità sulla questione dei consumi. Ad esempio, basti pensare che in Sicilia il 75% circa delle famiglie ha una spesa che, come dire, già è blindata per consumi che riguardano le spese necessarie alimentari, sanitarie, di utenze e così via. Quindi rimane un margine bassissimo per tutto quello che riguarda il tempo libero, l'investimento culturale e così altre, come dire, momenti di svago anche per le famiglie siciliane.